Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi cosa proviamo oggi? Proviamo cioccolato Ritter Sport nell'edizione Winter Edition, che abbiamo trovato da qualche parte, a Lidl, a Piccol. Allora, abbiamo la Coconut Macaron Spice Biscuit come l'hai chiamate? Spiced. Dello spazio. Biscuit. E Space. E questo dello invece spazio. Com'è? Caramelized. Almond. Me l'ho detto bene? Sì. Allora, da quale iniziamo? Questo per ultimo è il più buono. Ok, allora io tengo questo per secondo, allora iniziamo coconut macaron. Allora, come si apre sta roba? Spacca. E dopo che l'ho spaccato? In teoria si apre pure. Benissimo! Allora, dopo aver distrutto tutta la confezione, in pratica, adesso ve lo facciamo vedere più da vicino. Allora, questo abbiamo detto che è il coconut macaron e in pratica, come vedete, ha un centro bianco con... penso il cocco, ti prendi l'angolo e prendo l'altro. Poi mi mangio tutto il resto, però l'importante è non farlo vedere. Proviamo. Ha il sapore di quel coso? Ma in realtà non è tantissimo. Ma come no, per me è uguale. Ma il cocco? No, il cocco, proprio di questo dolcetto. Boh, sento tanto di giro cioccolato. Sono proprio tanto. Allora, c'è qualcosa che scrocchietta. Io mi scordo sempre di dire che in questi video la cosa importante non è tanto noi che proviamo queste cose da mangiare, sono sempre mia faccia, le sue facce, la mia faccia. Quindi com'è? Non l'ho nemmeno guardato, ma tanto sicuramente avrà fatto. Quindi è buono, è piano, sì, è buono, però c'ha delle cose scrocchiarelle dentro. Buono. A me piace, secondo me sa proprio di quel coso. Sì, non è male, però aspettavo più coccoso. Più coccoso. Allora, questo lo apriamo in un altro modo. Facciamo così almeno. Allora, abbiamo questo invece che è il Tan Caramelized Onion. Sì, Onion, sì. La cipolla veramente. Ovviamente, cioè un'ottima cioccolata al... perché tanto con le cipolle caramellate uno c'ha in mente quello, no? Quindi allora, questo Caramelized Almonds, come vedete invece non c'è un ripieno dentro, ma ci sono in pratica le queste qui, le mandorline, che saranno ovviamente caramellate, immagino. Chi lo sa. Ah, mamma mia, senti che buon odore. La consistenza gusta. Gusta. Allora, io ho preferito l'altro. Questo per me è tanto più cioccolatoso. Sì. Cioè si sentono queste mandorle. Sì, sono buone tutte e due. Io ho preferito l'altro. Quindi per adesso la mia classifica. Questo è meglio come consistenza, questo forse come sapore. Sì. Questo sì, perché c'è il cioccolato che però c'ha quella cosa scrocchierella, diciamo, quindi è più. L'inarrivabile, certo. Allora, questo è quindi lo Spice Biscuit, che quindi sarà quello tipo di Natale. Sono i biscotti quelli che gli piacciono a lui e che mangia praticamente in continuo. Guarda già. Allora, questi che sono guarda. Gli Spice Biscuit. Come vedete c'è praticamente il biscotto proprio dentro. C'è proprio un pezzo di biscotto. Ma aspettavo il biscotto un po' più morbido. Vabbè, poi ti ho dato anche però. Ah sì, un po' più morbido. Però vabbè, sapore è quello, quindi. Approved. Io rimango ferma che mi è piaciuto di più quello al cocco. Questo, cioè, si vede che io non è che proprio vado pazza per questi biscotti. Neanche io. Certo. Lui sì, in realtà, io no. Cioè, mi piacciono quelli di Natale, quelli lì, insomma, tipo gingerbread, insomma, però non... questo penso a pari merito, non posso proprio fare una classifica. Quindi per me il primo è quello al cocco e gli altri due sono a pari merito per me. La tua classifica com'è? Certo. Loro non vedono, ma praticamente ha distanziato quello ai biscotti. Questo.
Quindi scusa, giusto per vedere il cambiamento di faccia, com'è questo? Questo ha fatto finta, perché cioè se io gliel'avessi chiesto fuori qui adesso dal video avrebbe detto, cioè gli altri due avrebbe detto, questo avrebbe detto, cioè avete visto la differenza? L'hai notata, vero? Cioè quella sì. Cosa impercettibile, insomma. Certo. Come fai a non notarlo? Non lo so fare. Vai, guarda te. E invece quella che ti piace di più? Proprio? Cioè l'avete visto? Scon, aiutaci tu. Non so, si vede qui nell'angolo, si vede qui questa cosa nera, questa. Non è, ecco, vedete? Cioè no, non è una... Cioè non è che tipo la telecamera c'ha qualche problema nell'inquadratura dove c'è un pezzo nero, diciamo, no? È proprio un gatto che se viene più qua, vieni. È Batman. Eccolo, eccolo. Che poi se viene qua praticamente prende tutto lo schermo. Eccolo. Oh, oh. Vediamo un po' cosa ne dice Scon. Scegli tu, allora. Questo ti piace? Non gliene frega niente. Questo ti piace? Un pochino più interessato. Questo ti piace? Non so se l'ha preso nel video. Gli ha dato una testata praticamente a quello biscottoso. Il primo stava andando via, il secondo l'hanno usato un pochino più convinto, che era quello al cocco, mentre il terzo proprio gli ha dato una testata. Quindi diciamo che anche per Scon vince. Ok, qui abbiamo intanto un altro gatto che entra dentro la busta. Benissimo, allora anche questa recensione di questi cioccolati, insomma, della... cos'è che... come si chiamano? Della Ritter. Della Ritter. Della Ritter è finita. Se vi è piaciuto questo video e soprattutto se avete capito se vi sono piaciuto o no dalla faccia, lasciate un like. Uno, solo uno. Posso lasciare anche 3-4 in realtà, non so, uno fa tipo account diversi per lasciare un like a questo video che ovviamente... Tempo ben speso. Certamente. E ciao.